È stato probabilmente un cortocircuito a scatenare l'inferno di fuoco e fiamme questa mattina poco dopo le 10.30 nel deposito della ditta Villani Calce alla frazione Trivio al Castel San Giorgio. Le fiamme si sono alzate in due capannoni contenenti polisterolo, lana di vetro e cemento che serve per quanto riguarda l'edilizia. Sul posto sono subito giunti gli uomini dei vigili del fuoco, ovviamente anche quelli del comune di Castel San Giorgio con il sindaco Paolo Alanzare e l'assessore Galluzzo subito presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti anche gli uomini dei carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Michele Di Mauro, nonché gli uomini della protezione civile Papa Charlie di Pagani che ha fatto da supporto agli uomini dei caschi rossi del distaccamento Nocerino. Per fortuna al momento dell'incendio nei capannoni non c'era nessuno, per cui nessun ferito, solo tanta paura anche tra i residenti della zona.